Még Korau képviselő úr következik. Grazie Presidente, buongiorno Commissario. Le autorità governative in Indonesia hanno adottato una politica sempre più repressiva nei confronti di oppositori, attivisti e rappresentanti delle minoranze sul territorio, accanendosi soprattutto nei riguardi della comunità papuana. Sono stati documentati a diverse ONG infatti arresti arbitrari a seguito di proteste pacifiche e conseguenti maltrattamenti ad opera delle guardie carcerarie. Di tale politica ne ha fatto le spese anche il governatore di Giacarta, condannato con l'accusa di blasfemia. Un pretesto volto a screditare ed eliminare un personaggio scomodo. La complessità del caso e la vastità delle operazioni dovrebbero farci riflettere sull'effettiva portata della multireligiosità indonesiana, che potrebbe addirittura influire sulla futura democrazia del paese. Non possiamo dimenticare che l'Indonesia è un nostro importante partner commerciale ed è fondamentale, pertanto, che le relazioni economiche e commerciali bilaterali siano accompagnate da una ferma pretesa di miglioramento della situazione interna in materia di diritti umani, a partire dai casi dibattuti in questa risoluzione e compresi i diritti delle minoranze. L'Unione Europea deve monitorare costantemente ciò che avviene in Indonesia ed usare la leva commerciale per tutelare i diritti umani. Mr. Corrao, do you accept a blue card from Mr. Funzurica? Yes, Mr. Funzurica. Thank you very much, Madam Chair. Dear colleague, as I know you very well, you are a lawyer. Don't you think so that the European Union should have to intervene in order that Indonesia immediately would repeal its blasphemy law?